Assessore, i progetti riguardanti l'innovazione puntano molto alle scienze della vita. Il G7 della salute è un'occasione per un confronto anche con altre pratiche. Sì, credo che sia davvero importante questo G7 a Milano perché testimonia davvero dell'importanza della nostra regione nel settore della ricerca, dell'innovazione, delle scienze della vita. Qui noi avremo tra qualche tempo lo Human Technopole, appunto uno dei centri di ricerca più importanti del mondo. Tutti sappiamo che il Sistema Italia, il governo, la regione, il Comune di Milano hanno presentato un dossier di candidatura importantissima per EMA, per l'Agenzia del Farmaco. Nell'ex area Falck ci sarà la nuova città della salute e abbiamo 9 cluster tecnologici lombardi, tra cui uno dedicato proprio alle scienze della vita che funziona molto bene. Quindi davvero un contesto di Regione Lombardia importante dove si è voluto dare importanza alla ricerca e all'innovazione da parte dell'istituzione Regione Lombardia, da parte del Presidente Roberto Maroni, con una legge specifica, la 29, che si occupa proprio di ricerca e di innovazione. In un contesto, ripeto, come questo, dove ogni anno vengono investiti quasi 9 miliardi di euro in ricerca e innovazione, dove abbiamo voluto fare 3% del PIL lombardo investito in ricerca e innovazione, uno degli obiettivi di questa decima legislatura, che sicuramente centreremo prima della fine del mandato. Qui davvero ci sono tutti gli elementi per fare di questa nostra regione la Silicon Valley delle scienze della vita. Ed è per questo, ripeto, che la Regione Lombardia ha voluto con una legge specifica sostenere appunto la ricerca e l'innovazione. L'8 di novembre noi consegneremo il primo premio Lombardia e ricerca e innovazione, 1 milione di euro, al neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, un premio che nella somma complessiva supera il premio Nobel. Questo per dire quanto davvero la Regione Lombardia punti sulla ricerca e sull'innovazione. Un'ultima domanda, stamattina si è parlato di invecchiamento attivo e di quali sono le risposte che l'innovazione può dare in base anche a delle domande che si fanno alla ricerca. C'è stata una risposta da questo punto di vista? Beh, questa mattina io credo che questo evento organizzato dall'Istituto BESTA di Milano, che ricordiamolo, entra nell'anno dei festeggiamenti dei 100 anni dalla sua fondazione, sia stato un momento di riflessione, di studio, di confronto molto importante, perché sappiamo che si allunga appunto l'età media, che oggi il tema di invecchiare bene e quindi perché la persona possa farlo nel miglior modo possibile e con meno costi a carico del sistema sanitario nazionale o regionale è un tema importantissimo. Non è, come dicevo prima, un caso che proprio qui a Milano avremo lo Human Technopole, dove appunto la buona alimentazione, la genomica e i grandi dati dovrebbero permetterci di come dire, lavorare molto su quella che viene chiamata la medicina di precisione o predittiva. Da questo punto di vista anche qui la Regione Lombardia è tra le regioni all'avanguardia. Insieme al mio collega Giulio Gallera abbiamo istituito un tavolo di lavoro sulla medicina personalizzata o di precisione, che è la prossima sfida lanciata dalla Commissione europea. Regione Lombardia sta già lavorando e vogliamo essere tra le prime regioni in Europa a poter, come dire, affrontare questa sfida e accogliere progetti e finanziamenti che arriveranno dalle istituzioni europee, per far sì che la nostra regione ancora di più sia una regione punto di riferimento nel sistema paese e in Europa. Il tema dell'invecchiamento e della possibilità di invecchiare nel miglior modo possibile sarà sicuramente uno dei temi del prossimo futuro. Qui, ripeto, lo stiamo già affrontando e l'abbiamo affrontato anche con la nuova legge sociosanitaria che, come tutti sapete, passa dal curare le persone acute, il paziente acuto, al prendersi cura e quindi una particolare attenzione anche alla cronicità e alla possibilità appunto di migliorare la propria qualità della vita.